Ok, ma in genere non sono i figli che rubano le penne belle ai genitori, no, in questo caso sono io che vado a rubare questa penna, la Pelicano. La Pelicano la conosciamo già, sì, ve l'ho presentata, ma questa è la Pelicano Junior. Siamo sicuri che sia veramente per i bambini? Perché a me è piaciuta davvero tanto. Ma non vi parlerò solo di questa oggi. Un invito alla scrittura che mette a confronto la Pelicano Junior con la Fresh Melon, che è una Pelican Twist, come potete vedere, ma in edizione speciale. Qui cominciamo a diventare un pochettino più frou-frou, corpo metallizzato. Questa invece è quella base. E poi abbiamo che cosa? La Schneider Sealed Sun Wash. Sì, forse è vero, questo sole un po' slavato. Beh, forse anche la tinta però non è così accattivante come altre. Del resto c'è la gemella, invece, che è il sole splendente, scintillante, che a me personalmente piace un pochettino di più, pur essendo la stessa, identica, medesima, penna stilografica. E allora, beh, qui ho anche altre cose di cui vi parlerò. Cominciamo con ordine. Parto proprio dalla Twist, lasciamo da parte quella classica e guardiamo questa Fresh Melon, il melone fresco, invitante. Beh, nulla di nuovo sotto il sole, la solita Twist, la solita bella Twist, una penna che si aggira attorno ai 10 euro. Ecco perché le ho messe insieme, perché guarda caso anche la Pelicano Junior è una penna da 10-11 euro, anche se a sentirla in mano sembra davvero più, sì, sembra proprio che ci sia più sostanza, sia una penna più corpulenta, più quasi matura rispetto alla Twist, cosa che invece non abbiamo qui nella Schneider, perché è una penna che sapete che quanto mi piaccia, una penna a tuttofare, ma costa ancora meno perché siamo attorno ai 7-8 euro, una penna tuttofare. E allora è vero che sono penne solitamente dedicate ai bambini, perlomeno la Junior di sicuro. Vi ho portato la Grifix perché vedrete che condivide un po' l'impugnatura che ritroviamo sulla Pelicano Junior. Ve l'ho mostrata forse già nelle immagini di prima, eccola qua, è ispirata senza dubbio a questa. Troviamo la Twist che presenta anche un'impugnatura molto particolare, però è un'impugnatura ergonomica che accontenta, a detta di Pelican, tanto i destrimani quanto i mancini. Ed è, beh, insomma, una cosa che è vero, ho parzialmente comprovato nei corsi. E poi quest'ultima che ha un'impugnatura, come vedete, abbastanza simile ad altre, cioè una gomma che non è poi così tenera, non è così morbida, però fa bene il suo lavoro. Questa è una tuttofare davvero instancabile. Procediamo con ordine. Sì, partiamo per l'appunto dalla Fresh Melon. Il caricamento avviene, come vedete, con la cartuccia. In questo caso ho messo una cartuccia online perché sto provando anche altri inchiostri. Le cartucce comunque sono accettate anche quelle lunghe di Pelican, oppure potete mettere la riserva qui dentro, insomma ce ne stanno due, tanta capienza, tanta capacità di scrittura. Come scrive questo pennino? Ve lo dico subito. Scrive bene, mette subito d'accordo tutti quanti. È vero, è un pennino M. Un pennino medio. Però vi assicuro che fa di tutto per metterci a nostro agio, perché è rotondo, è ben, guardate, scrive un po' in tutte le direzioni. Beh, è vero però questo fatto, se la penna deve essere impugnata o può essere impugnata anche da un mancino, bisogna che il pennino sia lavorato in modo da poter attaccare tanto da una parte quanto dall'altra, altrimenti rischierebbe di impuntarsi in certe manovre. Questo è un inchiostro online, sto provando questi inchiostri, ve ne parlerò in un video. È una stilografica accogliente.
È vero, mette lo scrittore a proprio agio ed è, sotto questo punto di vista, veramente ci viene da domandarsi se serva qualcosa di più in una penna stilografica, a parte che cosa, forse questa impugnatura che diventa un tantino vincolante quando andiamo ad usarla per un po' di tempo, almeno alle mie dita, un po' perché vado a sbattere contro questa scanalatura che è abbastanza pronunciata. Allora, dopo un po' sento che l'indice si stufa, si stanca, e poi c'è comunque questa forma avvitata che potrebbe, dico potrebbe, magari stancare qualcuno. Per il resto è puro godimento. Tanto che scriviamo veloci, che scriviamo lentamente, la penna ci segue in tutte le sue evoluzioni. Assolutamente promossa. E allora andiamo a vedere se con la Junior riesco a fare qualcosa di meglio. Questo pennino è un pennino A, è quello dedicato ai principianti, è un pennino assolutamente diciamo, di bassa qualità, nel senso che non c'è un'attenzione come riservata dei pennini più importanti o dei pennini in oro, ma non significa che non scriva bene, anzi, tutt'altro, ve l'ho detto, questa probabilmente resterà qua, si appiccicherà alle mie mani e non vorrà venire via. Già mi era piaciuta la Pelicano, ma questa è proprio, è invitante. Il pennino, come potete vedere, è un pennino rotondo, quindi già questo qualcuno che mi conosce potrebbe dire: ma come, è sempre un po' criticato quei pennini che non hanno anima, eccetera. Sì, è vero, ma scrive così bene che si fa perdonare tutto. Posso scrivere in grande, come, e vedete come a seconda qualsiasi grado, ma posso scrivere anche in piccolo, posso scrivere to così magari. Posso scrivere in corsivo. Insomma, mi piace assolutamente questa penna. Anche qui ho messo un inchiostro della Online. Un inchiostro bruno, un marrone, un sepia. L'alimentazione di questa penna avviene, ammazza quanto l'ho stretta, avviene con la cartuccia. Anche in questo caso, anzi, veramente questa sarebbe quella sua in dotazione, molto colorata, ma questa mi sa che me la tengo da quanto è bella con tutti questi animaletti e questi disegni, le giraffe e il gufo. E ci sta comunque quella lunga o ce ne stanno due? Un pennino che, ve l'ho detto, un pennino per principianti, ma a me piace assolutamente. Principianti. Assolutamente. Andiamo a vedere l'altra penna. La penna della. Ah, questo qua non c'è più, eccolo qua. Questo sole slavato. Allora, intanto un po' di conoscenza. L'attacco delle cartucce di Schneider è un attacco internazionale. Tanto è vero che la cartuccia online, che è una cartuccia combo, l'ho montata su queste penne proprio perché ha il doppio attacco, da una parte l'AMI e qua invece l'attacco internazionale. Come vedete, ce ne stanno sia quelle lunghe oppure mettete due corte, una ce l'avete sempre di riserva e quindi non si finisce mai, non si finisce mai a piedi, l'inchiostro c'è sempre. Leggera, quasi un pezzo unico, molto più maneggevole rispetto a questa. Perché? Perché comunque la Pelican ha una sezione nell'impugnatura più generosa. Sì, forse in questo senso riconosciamo che è adatta ai bambini, ma ci si passa sopra, è divertente. Senz'altro la più libera delle tre, la meno vincolante. Questo tipo di gomma che nel periodo
vedete, manica lunga, siamo ancora in una primavera un po' fredda, non sembra particolarmente, ve l'ho detto, gripposa, però invece in estate col caldo fa il suo lavoro ed è fresca, ma anche soprattutto tiene la penna, non scivola, quindi bene, assolutamente. Il pennino di questa penna è un pennino che ha una gradazione unica, non vorrei essere smentito, fatemi vedere, sì, non è riportato la gradazione nominale, è proprio un fine medio, un FM, quindi va bene per tutte le stagioni. L'inchiostro è l'inchiostro lilla di... In effetti questo pennino consente di scrivere tanto in piccolo, con, devo dire, in piccolo con il contorno netto e definito, quanto devo scrivere invece con un carattere maggiore, anche se per esempio per i miei gusti trovo che la via di mezzo sia la giusta misura. Un pennino che fra quelli che ho provato sembra il più maturo, sembra quello che si è giovato di una finitura un pochettino più attenta nella punta, perché sento sì che è arrotondato, ma la risposta è quella più di una stilografica, insomma, di quelle che costano un po' di più, che ritroviamo su modelli da 25-30 euro, piuttosto che su dei modelli base che, come vi ho detto, scrive benissimo, ma quali sono queste penne? Come sempre le trovate nei negozi di penne stilografiche, ma se le prendete da Gold Pen scrivete che siete iscritti al canale, perché avrete senza dubbio un trattamento particolare, o uno sconto o un omaggio, insomma. E a voi tutti amici grazie e alla prossima.